Avrei una domanda per il dottor Marinelli riguardante gli esperimenti in vivo, diciamo, sul campo, riguardante in particolare le cellule di controllo. Vorrei sapere, visto che nel caso degli esperimenti in laboratorio le cellule di controllo sono state isolate in celle TEM, nel caso di esperimenti effettuati sul campo, dove sono state controllate, dove sono state posizionate le cellule di controllo? Sì, le cellule, come puoi aver visto dalle immagini prima, le cellule di controllo sono semplicemente avvolte in un foglio metallico che le preserva dalla esposizione al campo incidente. È una gabbia di Faraday che in pratica lascia all'esterno il campo elettromagnetico che arriva. Per controprova, queste misure sono state fatte all'interno delle fiasche schermate, verificando che all'interno delle fiasche schermate il campo non entra. Appunto per questo, la domanda che volevo porle è, sapendo che in un ambiente naturale, diciamo non naturale, in un ambiente multifattoriale come può essere quello urbano, dove troviamo antenne telefoniche, cellulari a 100 volt per metro, eccetera, eccetera, radar, non sarebbe più efficace o quantomeno attendibile, adesso questo ovviamente non vuole andare assolutamente a computare niente, però quantomeno sarebbe curioso, per come posso vederla io, situare cellule di controllo in condizioni analoghe a distanza superiore a 470 km, oppure avendo un decadimento al quadrato della distanza a una distanza certa nelle quali l'incidenza del campo elettromagnetico del radar non potesse influire, in modo che saremmo comunque in grado di vedere gli altri fattori comunque in opera e il fattore in corso d'indagine a parte, anche perché se noi andiamo a vedere una cellula schermata, sicuramente la cellula schermata non avrà problemi, mentre la cellula esposta agli altri fattori probabilmente, ovviamente parlo di probabile, non parlo di certo, come non si può fare assolutamente in scienza. Non so se mi sono spiegato dal punto di vista della domanda. E due risposte. Allora, la prima è un problema logistico, nel senso che spostare, avere delle cellule di controllo a 500 km di distanza diventa un problema, per il fatto che le sole condizioni di trasporto sarebbero un fattore che influenza di più, no, del campo. E il secondo aspetto è che bisogna che le cellule di controllo siano all'interno dello stesso incubatore in cui sono quelle esposte, proprio per minimizzare le differenze, in modo che il solo fattore che determina le differenze tra controllo ed esposto sia il campo che viene emesso. Poi c'è un'altra cosa da considerare: vengono fatti degli esperimenti, come io faccio spesso, che si chiamano SHAM, cioè sono esperimenti in cui si utilizzano le condizioni sperimentali senza attivare il campo, e in questo modo si può vedere se, per esempio, aver incartato le fiasche con un foglio metallico produce una differenza rispetto ai controlli. E questo si fa appunto in un luogo dove non c'è un campo incidente così forte, come per esempio il laboratorio, e verificando che appunto non ci sono differenze che sono imputabili al sistema sperimentale che si sta utilizzando. Anche questo serve per poter avere la certezza che solo il fattore che si sta sperimentando produce il danno alle cellule. Sì, sono obiezioni ovvie a cui bisogna rispondere, insomma. E normalmente lo si fa, anzi, sono, quando si spedisce un lavoro, un lavoro sperimentale per le pubblicazioni, è la prima domanda che il referee di riferimento della rivista ti fa, per verificare che effettivamente i dati che produci sono dovuti all'alterazione portata, in questo caso dal campo elettromagnetico.
buonasera, buonasera cosa. Giusto per provare a essere costruttivi, no? Ci sono delle eccellenze a livello europeo, mondiale, che si possono imitare o copiare o portare sul territorio? Grazie. E cosa intende per eccellenze? Intendo, abbiamo il problema del campo elettromagnetico. Come viene gestito nei territori, diciamo, più avanzati, europei e mondiali? C'è qualcosa che si può copiare, imitare e portare qui e magari politicamente cercare di attuarlo sul territorio? O basta semplicemente lavorare? Ma io prima ho fatto, se posso rispondere brevemente, io ho fatto l'esempio della regione della Drom che ha deciso di non investire e di non autorizzare le reti WiMAX. Questo per un semplice principio di precauzione, perché chiaramente fare degli studi sui rischi legati a queste tecnologie ha un costo, quindi da un punto di vista dell'amministratore pubblico si è scelto questo. Lo Stato del Liechtenstein, per esempio, ha deciso di abbassare il limite di legge a 0,6 volt metro, quindi 10 volte inferiore al limite italiano. Il quale limite italiano è considerato all'estero anche piuttosto cautelativo, perché se voi pensate che l'OMS propone un limite di 61 volt metro, capite che noi con 6 volt metro tra virgolette siamo quasi fortunati, eppure non è sufficiente, perché se voi pensate che già nel 2003 la Commissione internazionale per la sicurezza dei campi elettromagnetici proponeva di abbassare a 0,6 volt metro e che questa commissione è stata presa come punto di riferimento di eccellenza, perché si tratta di un gruppo di scienziati indipendenti di cui il dottor Marinelli fa parte, dallo stesso Consiglio d'Europa, per dire che bisogna in generale abbassare le emissioni elettromagnetiche. Quindi, considerando questo, io penso che gli esempi sono appunto il Consiglio d'Europa che ci invita in generale a non usare tecnologie a radiofrequenza, ad abbassare i limiti a 0,6 volt metro perché ce lo suggeriscono scienziati indipendenti come appunto il dottor Marinelli. Ecco, questo è quello che bisogna guardare come eccellenza. Oltre al dottor Marinelli, in Italia ce ne sono altri di scienziati che fanno parte di questo gruppo, c'è Livio Giuliani, Settimio Grimaldi, e tutti fanno ricerca scientifica indipendente sugli effetti biologici dei campi elettromagnetici. Ed è loro che dobbiamo guardare come punto di riferimento per poi prendere delle scelte. Il Consiglio d'Europa l'ha deciso e qui in Italia invece si decide di aumentare i limiti di esposizione, quindi questo è un motivo di riflessione. Non so, qualcuno vuole aggiungere qualcosa al riguardo? Altre domande? Buonasera. Volevo sapere, aspettando lo spegnimento del radar, la cittadinanza cosa può fare, se ci può dare delle dritte nelle nostre case, se esiste qualcosa per schermarsi almeno all'interno delle case, sapevo delle vernici, delle cricche, oppure non so, scappa fuori qualche rito sciamanico, se c'è qualcosa per quelli che non hanno possibilità di cambiare casa, almeno adesso, se posso fare qualcosa, sa qualcosa. Che cosa si può fare sul radar? Beh, dottor Marinelli dice assemblee come queste, sì, però dobbiamo anche raggiungere e darci un obiettivo, no? Niscemi se l'ha dato un obiettivo. Ha detto no, noi i radar non li vogliamo. Fino a quando? L'amministrazione, sì, ma non solo l'amministrazione locale, ma anche tutti i sindaci che sono vicini al comune di Niscemi. Fino a quando non abbiamo la certezza che una cosa fa male, non possiamo avercela sopra la testa, non possiamo permettere che il radar irradi famiglie che sono a poche decine, centinaia di metri. Non è possibile questo. Cioè, se questi studi scientifici ci comprovano che c'è un pericolo dietro, che cosa dobbiamo aspettare? Chi è che ci deve dire che il radar fa morire le persone e quindi c'è da cambiare marcia? Chi è che ce lo dirà? Non ce lo dirà nessuno.
Quindi noi ci dobbiamo attivare tutti insieme, dobbiamo dire, allora, che facciamo? Siamo d'accordo per iniziare una lotta per far spegnere questo radar? Perché ci può stare questa possibilità, e non pensate che siano intoccabili. Ma noi non è che ce l'abbiamo con quelli dell'aeronautica, assolutamente, anzi pensiamo che molti di loro siano le prime vittime. Non so se Marta c'ha una scheda di un monitoraggio che è stato fatto in Germania sui radaristi e che ha mostrato, diciamo, dei risultati incredibilmente allarmanti. Quindi noi non è che ce l'abbiamo con l'aeronautica, noi vogliamo essere tutelati a livello di salute. Non possiamo mandare a scuola i nostri figli alla scuola materna, alla scuola media, per esempio di Potenza Picena, che si trova alla stessa quota del radar, dove il raggio del radar arriva con maggiore incidenza. Abbiamo paura di questo. Allora, possiamo riuscire a fare qualcosa, però non può essere fatta una cosa a caso, ci deve stare un progetto dietro. Il convegno internazionale è il punto di partenza. Per fare il convegno internazionale ci vogliono dei fondi. I relatori non vogliono niente per venire qua, però chiaramente almeno il viaggio e il vitto e l'alloggio, insomma, glielo dobbiamo garantire. Noi possiamo fare tutto volontariato per cercare di organizzare al meglio questo evento, ma ci vuole la partecipazione di tutti, se siete convinti su questa cosa, se siamo convinti su questa cosa, perché se non siamo convinti finisce qua, non c'è altra possibilità. E per fare qualcosa bisogna avere dei documenti che siano avvalorati da scienziati a livello internazionale, di fama mondiale, che possano essere utilizzati non solo per uno scopo medico scientifico, non solo per una pubblicazione medica, ma che possano essere utilizzati in tribunale. Questa roba deve andare in tribunale, non c'è altra metodo. Che appunto la collaborazione tra le nostre due associazioni, Amiche e Città Prestata, nasce proprio con l'obiettivo di fare un convegno che porti proprio a Potenza Picena i migliori scienziati che si occupano dei rischi legati alla radiofrequenza e ai radar, in maniera tale che possiamo fare insieme il punto della situazione sulle conoscenze. Chiaramente vi porteremo qui soltanto scienziati indipendenti che non lavorano per l'industria, e così ci faremo dire da loro quali sono i rischi che corriamo. Cioè non sarà soltanto il dottor Marinelli a dircelo, ma porteremo qui tutti i migliori che si occupano di questo problema. È chiaro che un convegno scientifico di questo tipo ha dei costi enormi, che noi come associazioni non ci possiamo sobbarcare in questo momento, ma tutti insieme possiamo attivarci, possiamo cercare delle sponsorizzazioni, possiamo lavorare insieme, e se ce la facciamo da qui a qualche mese avremo un convegno che ci darà delle risposte definitive. Non solo, le risposte non le avremo soltanto noi, perché poi gli atti di questo convegno andranno al Niscemi, andranno in giro per l'Italia, probabilmente anche all'estero, così aiuteremo anche tutti gli altri comitati che si occupano di questo problema. È qualcosa di ambizioso e di impegnativo, però a giudicare dall'interesse che avete dimostrato questa sera forse ci riusciremo. Scusi, volevo fare una domanda. Le informazioni che voi questa sera ci avete dato sono veramente importanti per noi tutti. Siamo qui, noi cittadini, consapevoli di quello che ci sta accadendo, e vorrei chiedere, sicuramente siamo coalizzati per questa cosa, perché la nostra salute è quella dei nostri figli e dei nostri nipoti. L'amministrazione comunale che è qui presente è con noi o contro di noi? Il signore che ha parlato prima era il sindaco. Ecco, appunto, volevo capire qual era la posizione. Siamo tutti insieme? Ci sono altri interventi? Io ho detto che siamo interessati al diritto alla salute, quindi è una domanda. Allora, proprio
per quello che sta dicendo il sindaco adesso, io credo che un convegno internazionale fatto da personaggi eminenti sia una cosa importante per il comune, a prescindere da come la si pensi. Questo significa che il comune, qui abbiamo il sindaco che ci può dare una risposta, dovrebbe comunque partecipare e favorire questo convegno, perché non è una cosa di schieramento, è una questione di informazione. Poi si può prendere una parte, se ne può prendere un'altra, ognuno è libero di pensarla come vuole. Io stasera sono venuto ad ascoltare e devo dire che, ma questa è una cosa personale, riesco a dare più credito a una persona che mette la sua faccia, viene qui e ce lo racconta, piuttosto che a documenti che vengono tirati fuori, l'ARPAM. Chi è l'ARPAM? Chi c'è dietro l'ARPAM? Dietro la regione, chi c'è dietro la regione? Vogliamo fidarci? Non lo so. Vedo il suo viso, cerco di valutarlo, mi dicono che è una persona eminente, ci credo, è al CNR, ma è una persona. I documenti, vabbè, sono lì, prendiamone atto, ma poi alla fine vediamo cosa succede. Quindi io mi aspetterei dall'amministrazione pubblica una maggiore partecipazione, a prescindere, ripeto, da come la pensi. Stanno organizzando questo evento, però il cervello di questo evento, cioè la scelta dei relatori, sarà fatta da un comitato scientifico formato proprio da rappresentanti dell'ICEMS, cioè della Commissione Internazionale per la Sicurezza dei Campi Elettromagnetici, che fu citata dal Consiglio d'Europa l'anno scorso, nel 2011, proprio per la propria indipendenza. Per cui non saremo noi associazioni a decidere chi verrà qui a parlare, ma saranno medici dell'ICEMS. Che questa è una garanzia di indipendenza molto importante, per cui se il comune vorrà aiutare questa iniziativa lo potrà fare sapendo che a scegliere i relatori saranno degli scienziati nominati come punto di esempio, come faro di riferimento dalla Commissione europea, per cui mi sembra una cosa molto importante. L'importanza di questo convegno secondo me sta anche in quello che dicevamo prima sia io che Francesca, sull'importanza del porsi dei dubbi, degli interrogativi. Il sindaco ha tentato di rassicurarci leggendoci questa lettera dell'ARPAM, dove il pezzo che ci ha letto inizia, lo ripeto se qualcuno non l'avesse capito, che gli eccessi, no, non i casi, gli eccessi di mortalità e morbosità, quindi che ci sono degli eccessi, ci vogliamo interrogare da che cosa dipendono questi eccessi, ce lo vogliamo chiedere, cosa c'è a Potenza Picena che ci creano degli eccessi? Eccessi vuol dire che da altre parti non è così, perché sennò non sarebbe eccessi ma sarebbe normalità. Che c'è a Potenza Picena? C'è un'industria insalubre? Che cosa c'è? Industrie chimiche, grosse industrie chimiche, inceneritori, che c'è a Potenza Picena? Io vorrei anche far presente che ci sono delle situazioni con aumento di mortalità, come per esempio Rocca di Papa, altri comuni, che sta seguendo il dottor Marinelli, che viene chiamato come consulente per studiare queste realtà. E lui è affezionato a Potenza Picena e lo fa a titolo così di spirito volontario, perché crede che c'è un problema e che intende risolverlo, per cui non è escluso che magari ecco le amministrazioni potrebbero coinvolgerlo, così come è stato coinvolto dalla procura di Niscemi, ecco, nel caso di Quirra, cioè volendo le amministrazioni possono fare tantissimo, cioè possono chiedere consulenze a scienziati indipendenti, non c'è soltanto lui, ce ne sono decine, basta volerlo, ecco. Volevo fare una domanda, qua si parlava di intensità del campo come se fosse il parametro più importante, ma prima, da quanto diceva il professore, penso che non fosse tanto il valore medio ma quanto la variazione ad essere importante nel campo. Quindi quando si fanno queste misure, che sia su 6 minuti, che sia su 24 ore, si pensa sempre ad un valore medio. Ci sono delle prove, degli studi scientifici che invece
piuttosto che guardare al valore medio, guardano al gradiente o a quella che è la variazione? No, non ci sono. Oltretutto per le misurazioni si utilizza un protocollo che è stabilito dal Comitato Elettrotecnico Italiano nella raccomandazione numero 7 e dalle successive, che danno indicazioni di misura sull'onda piana equivalente alla superficie del corpo in una zona non perturbata, quindi non in campo vicino, eccetera. Dal punto di vista pratico questo può essere utile, ma dal punto di vista biologico non lo è. E quindi, per esempio, dare l'indicazione che le misurazioni non vanno fatte in campo perturbato è una anomalia, nel senso che è chiaro che per avere un valore ripetibile e sicuro dobbiamo farlo in un campo non perturbato. Però, per esempio, a me è successo di fare delle misurazioni a casa di una signora che aveva dei mobili in metallo, in ferro, che attirano il campo elettromagnetico nelle punte, come tutti i metalli fanno, insomma. Ma erano in particolare delle sedie che avevano delle spalliere a punta. Quindi. Allora, quando si dice di fare le misurazioni in campo non perturbato, significa che io non le devo fare vicino a quelle sedie, ma la persona si siede su quelle sedie e viene investita da quel campo perturbato. Quindi non si può dire si fanno le misurazioni così e basta. La stessa cosa riguarda le misurazioni fatte su 6 minuti e sulle 24 ore. È chiaro che in questo modo si diluisce il risultato, no? Cioè che il valore di campo in media diminuisce ed è un escamotage matematico per poter far aumentare le emissioni, no? Da parte delle compagnie, le quali chiedono continuamente che si torni ai limiti suggeriti dall'IRP, cioè di 61 volt per metro nelle esposizioni. Però voglio ricordare che come sono stati dettati questi limiti. Sono stati dettati dal professor Svand, che abbiamo visto prima, il quale dice 61 volt per metro provoca riscaldamento nei tessuti e quindi può provocare danno. Ma al di sotto di questi 61 volt per metro non c'è riscaldamento e quindi non ci sono effetti biologici. È questo che non è vero. E quindi i limiti anche più bassi, anche 6 volte per metro, non sono sufficientemente cautelativi. Si possono portare degli altri dati, per esempio gli studi fatti dal dottor Cerri sulle Sutra Tower delle antenne televisive di San Francisco, fatti ormai sì, 15 anni fa, riportano proprio questo dato, e cioè ci sono intorno alle antenne delle TV di San Francisco molti casi di leucemia. Questi casi di leucemia sono raggruppati in zone, no? Non sono come si potrebbe pensare tanti vicino all'antenna e che diminuiscono con la distanza, no? Come dicevamo prima, come si comporta il campo elettromagnetico. Diminuisce sì col quadrato della distanza, bisogna vedere com'è anche l'esposizione. Allora, per quanto riguarda le antenne televisive, ci sono degli anelli concentrici di emissione a terra che sono delle concentrazioni di campo, che guarda caso corrispondono proprio ai luoghi dove ci sono le concentrazioni di casi di leucemia, quindi c'è una correlazione perfetta. E questo significa che lo studio degli effetti dei campi elettromagnetici non è così lineare e semplice come si può pensare. L'altra cosa che aveva stabilito il dottor Cerri era che andando a calcolare invece la quantità di campo nelle zone dove non c'era maggior rischio per la leucemia, aveva trovato che il valore di campo è 0,2 volt per metro.
quindi aveva indicato già parecchi anni fa quale dovrebbe essere il limite di esposizione della popolazione senza provocare un maggior rischio nella popolazione esposta, cioè gli 0,2 volte per metro che corrispondono a circa 0,2 microwatt per centimetro quadrato. Quindi ci sono indicazioni scientifiche che dicono quali devono essere i livelli di esposizione sicuri, no? Ma non vengono ancora utilizzati. Un'altra consiglio, non so come dirlo. Signora, avanti però. Buonasera. Volevo sapere, oltre al convegno ad aprile, va bene, come ha detto il sindaco di Niscemi, interrogazioni parlamentari, è stato fatto qualcosa? Non so se la signora qua fianco a me ha già fatto, sono state fatte delle domande al consiglio comunale. Voi che cosa volete fare in questi mesi oltre al convegno? Niente. Quello. Sono 30 anni di Giovannella. Ci sono 30 anni, come diceva Francesca, di lavoro portato avanti da Giovannella. Interrogazioni parlamentari se ne sono fatte tante, però a questo punto il convegno viene prima di tutto, e quindi se vogliamo farlo entro i primi dell'anno prossimo dobbiamo attivarci fin da subito. Poi quello che riusciremo ad ottenere lo vediamo man mano, insomma. Il fine è quello che abbiamo detto prima. Ci potrebbero stare anche delle soluzioni magari più a breve termine, nel senso che riuscire forse a fare spegnere il radar ci vorrà forse degli anni. Però ci potrebbero essere anche dei mezzi che si potrebbero attuare subito. Per esempio, una domanda che faccio al dottor Marinelli, si potrebbero adottare, l'aeronautica militare per esempio, se vuole, potrebbe adottare delle zone d'ombra di sicurezza? Cioè per esempio in alcune località, abitazioni dove questo segnale arriva molto forte, a protezione delle scuole elementari, delle scuole medie, in quei punti più critici, creare delle zone d'ombra di sicurezza. Perché noi sappiamo, avendo letto sulle caratteristiche tecniche sia del vecchio radar che del nuovo, che è possibile creare delle modulazioni sia in potenza sia anche di angolatura del fascio di microonde che parte. Si può creare questo tipo di precauzione? Ma direi di sì, purché ci sia la collaborazione. Noi finora siamo passati da una situazione di latitanza delle istituzioni nel riconoscere il problema ha un qualche interesse vago. Direi che se si vuole affrontare in maniera approfondita il problema e utilizzare un principio di precauzione, basta non irradiare la popolazione. Siccome questo tipo di radar è un radar di rilevamento aereo in mare, prevalentemente è chiaro che potrebbe essere spento quando passa il fascio, passa dietro. Questo lo si fa, in alcuni radar è già comune, insomma, per cui se si riesce ad avere la collaborazione delle autorità militari si può anche arrivare probabilmente ad una soluzione del genere. Insomma. Volevo anche ricordare alla signora appunto che la signora Giovannella Maggini Mazzarelli sono esattamente 27 anni che promuove interrogazioni parlamentari, scrive alle istituzioni e non c'è stata la risposta che ci si aspettava. Quindi il convegno sembra quasi come una sorta di rivoluzione, di strategia, proprio per portare in prima luce l'informazione e anche per portare i riflettori su Potenza Picena, perché un convegno internazionale di questo grande respiro che stiamo progettando
potrebbe appunto portare magari anche a discutere a livello nazionale del problema, come è stato in questi giorni per esempio per il MUOS di Niscemi. Prego. Buonasera, io lavoro in un'azienda che ci occupiamo di prevenzione della salute e penso che noi tutte donne sappiamo quante prevenzioni dobbiamo fare per il tumore al seno, eccetera. E mi sembra molto strano come mai noi non pensiamo questa situazione come una prevenzione. Quindi, siccome ci sono in Italia diversi fondi che vengono utilizzati per la popolazione, per la prevenzione, penso che questo convegno può essere considerato come una prevenzione per la salute di tutti noi. Io vorrei ritornare al discorso cosa facciamo, cioè inutile dire cosa fate, quattro signori qua, cosa facciamo tutti noi. Praticamente penso che sarebbe opportuno già da stasera di porre un obiettivo, di dire cosa servono i fondi, facciamo qualcosa per questo invece di porre delle domande continue. Il dubbio c'è, è inevitabile questo dubbio, quindi facciamo qualcosa. Io ho una figlia di 19 anni che vorrei che lei vivesse tutta la vita qua in questo paese splendido, e in questo posto meraviglioso, e quindi di conseguenza vorrei fare qualcosa. Ci sarà questo convegno, io sarei pronta a ospitare a casa mia delle persone che possono stare durante il convegno. Questo è il mio che posso fare. Cioè il professore può venire a casa mia, certo. Se ci sono altri scienziati, ma li facciamo stare a case nostre, non c'è problema. L'Italia adesso non ha soldi, non ci sono i soldi in Italia, e va bene, facciamo qualcos'altro. Però io penso che la Regione Marche, la provincia di Macerata, fine anno quando fanno i conti, ci sono quei fondi non utilizzati, accantonati per chissà cosa, che magari non vengono utilizzati ma vengono distribuiti per l'anno successivo, per altre cose, per carità, non voglio entrare in merito perché non sono di mia competenza. Possono qualcosa accantonare per questo convegno? Si può domandare qualcosa alla Regione Marche, alla provincia di Macerata, ai politici, ai nomi, proprio a quelli che noi andiamo a votare? Io non vado a votare, ma chi va a votare? Quindi chiedere proprio realmente cosa dobbiamo fare, perché questa, cioè qui si mette in gioco la nostra vita. Allora, per quella che è la mia esperienza nella raccolta di fondi pubblici, sì, innanzitutto molto spesso i fondi vengono erogati dopo 2 o 3 anni, e quindi anche quando si partecipa ai bandi, noi ci abbiamo provato qualche volta, bisogna anticipare tutte le spese e poi si rientra delle spese dopo 3 anni. Noi invece abbiamo un obiettivo ambizioso, che è di farlo il più presto possibile questo convegno, perché non c'è più tempo da perdere. Quindi io vi invito ad usare la vostra creatività, a organizzare delle passeggiate collettive in bicicletta, delle serate a tema di cene a casa vostra, invitando gli amici con una sponsorizzazione, insomma fate voi il mercatino della domenica, tutto quello che può servire per raccogliere fondi. Noi dobbiamo semplicemente acquistare i biglietti aerei per questi relatori e farli venire qui, perché sono relatori che non ci chiedono un euro per venire, però le spese vive poi ci sono. Salve, volevo fare una domanda al signor Marinelli, che ho ascoltato con attenzione tutto quello che ha detto finora. È documentato quindi che per non attirare il campo elettromagnetico verso le case e verso le persone, comunque non bisogna fare uso di paratie in metallo o mobili in metallo o tantomeno coperture in metallo. Quindi significa che magari se a protezione delle nostre case usassimo il legno o coibentature non in metallo, avremmo una maggiore protezione dai campi elettromagnetici. Il problema della schermatura è un problema complesso, però il principio di base è il contrario, nel senso che i metalli possono schermare le onde elettromagnetiche perché non le lasciano passare. Il legno invece è permeabile alle onde elettromagnetiche, quindi non sarebbe un efficace schermo. Poi conosciamo tutti dalla fisica della scuola che cos'è una gabbia di Faraday. La gabbia di Faraday è una struttura metallica messa a terra
che confina il campo magnetico, il campo elettromagnetico all'esterno e non lo fa entrare dentro. Questo è il motivo per cui, per esempio, un aeroplano colpito da un fulmine non dà nessun danno ai passeggeri o una macchina lo stesso, no? Perché il campo elettrico si ferma all'esterno. Paradossalmente, allora, il sistema di schermatura migliore sarebbe quello di stare in una scatola metallica. Io ritengo che prima di costringere i cittadini a stare dentro delle scatole metalliche, sarebbe bene vedere se il radar ha un motivo di esistere in questo modo. Vogliamo chiudere qui la riunione, si è fatto molto tardi, o se c'è proprio una ultima domanda rapidissima. Allora vi ringrazio per la partecipazione questa sera. Ecco. Buonasera, l'ultima domanda rapidissima. Dato che adesso si cercherà col convegno in tutti i modi di chiudere o spegnere o schermare il radar, però mi chiedo, al di là del radar ci sono anche tantissime antenne del wifi, dei telefonini eccetera. Possiamo fare qualcosa per ridurre questo? Possiamo convincere l'amministrazione comunale magari a ridurre il numero delle antenne anziché aumentarle, e oppure a utilizzare delle tecnologie diverse, oppure a utilizzare una sola antenna per, non so, per diversi gestori, insomma. Da qualche parte dobbiamo ridurre le radiazioni, perciò se il radar è un obiettivo da raggiungere, ma un po' più difficile, magari ce ne sono altri, come appunto le antenne, sulle quali potremmo agire anche prima e più rapidamente. Grazie. Come quando ho impostato la comunicazione di questa sera, ho proprio pensato a questo, cioè che il problema non è soltanto il radar, per questo riportavo delle altre cose. E prima di tutto il problema è il telefono, nel senso che a causa della sua vicinanza è lo strumento più inquinante e più invasivo che noi utilizziamo. Il radar ha una incidenza notevole e quindi anche lui va preso in considerazione. Il resto delle antenne ha la stessa maniera, nel senso che qui si promuove continuamente la telecomunicazione via radio e non si invece enfatizza tutta quella che è la trasmissione via cavo. Bisogna ribaltare la cosa. Allora, come si fa? Tutti utilizzano il telefono cellulare in una maniera abnorme e sproporzionata e spropositata. Se le compagnie ricevessero il segnale che il telefono non viene più usato, farebbero delle altre cose o quantomeno cambierebbero, nel senso che ci sono già depositati dei brevetti che servono per mandare direzionalmente le onde telefoniche, non irradiare il corpo, eccetera, ma la gente non le chiede, no? Semplicemente perché non è informata. E se si avesse una cognizione precisa di che cosa significa il telefono cellulare, noi forse ci piacerebbe pensare che quando appoggiamo il telefono all'orecchio, lui trasmette un'onda che va direttamente all'antenna esterna e basta. Non è vero, l'antenna del telefono cellulare emette come una sfera che attraversa tutto il nostro corpo contemporaneamente. Una piccola parte arriva all'antenna. No? Quindi noi siamo immersi in questi campi elettromagnetici che sono molto invasivi, e se noi fossimo coscienti di questo lo utilizzeremo con più discrezione e molto meno di quello che facciamo adesso. Se le compagnie si rendessero conto che il traffico telefonico non è così forte, così importante, prenderebbero dei provvedimenti per minimizzare anche l'esposizione. Quindi il punto chiave è anche l'utente, no? Non è soltanto il radar che deve essere in qualche modo manipolato da altri.
Salve, sono in città prestata, mi piace per correttezza dirlo. Ringrazio soprattutto Marinelli per essere qui, adesso vengo alla domanda, ringrazio voi tutti sul pubblico che ci avete messo anima e cuore. Ringrazio anche il sindaco perché in questi tempi va di moda fare l'antipolitica, è venuto qui, ci ha messo la faccia. Personalmente sono in città prestata, spero che saremo allineati in questa strada. Capita magari un battibecco, capita di non essere verbalmente d'accordo al momento, ma poi spero che ci sarà un incontro. E poi piacerebbe chiedere a Eddie, che ne sa più di me di leggi, Edoardo, se queste leggi, perché c'è una legge che ha aiutato i sardi a chiudere questi radar, se possiamo sfruttarla anche noi. Io in parte la risposta già la so, ma mi piace che la sappiano anche gli altri. Diciamo che i sardi già hanno avuto una fortuna nel poter intervenire prima che lo posizionassero, e quindi hanno potuto effettuare un ricorso al TAR ben circostanziato, nel quale praticamente è venuto fuori che il diritto alla salvaguardia dell'ambiente deve essere considerato di pari passo con il diritto alla salute, e quindi ha una prevalenza a livello costituzionale rispetto ad altri interessi magari tutelati o perseguiti con l'installazione di tali radar. E grazie a questo è stata fatta prima un'ordinanza di sospensiva, e poi il governo, capendo come stava andando le cose, ha ritirato i provvedimenti di installazione, e così il TAR ha preso atto di questo qui. Ma la prima cosa importante è che il TAR si è pronunciato definendo proprio il diritto all'ambiente e il diritto alla salute preminente rispetto agli interessi del posizionamento di questi radar. E quindi ecco l'importanza del ritorno sempre lì come un mantra del convegno internazionale, perché poi in base alle risultanze scientifiche di questo convegno noi potremmo eccepire il nostro diritto alla salute, e quindi c'è una strada. Certo, ovviamente il TAR non è più percorribile, però è percorribile altre strade, come quella dei Niscemi, che ha affermato tramite il PM, quindi il PM che si è interessato alla questione, e il provvedimento del GIP ha per il momento sospeso l'installazione in MOS. Cioè, o la legge europea sul dubbio. Esatto, principio di precauzione. Allora il nostro PM cosa potrebbe fare? Il PM, in base a delle risultanze scientifiche, dovrebbe aprire un fascicolo. Perché le cose vanno fatte per gradi, Giovanni. Vogliamo chiudere? Sì, c'è una nostra concittadina che non si sente di parlare questa sera, però ha scritto due righe che leggerà adesso Francesca. Ha avuto una storia molto toccante a livello familiare. Adesso Francesca. Allora, io l'ho appena ricevuta, quindi scusate se salto o leggo male qualche parola. Questa che vi racconto è la storia degli eventi che hanno coinvolto la mia vita e la mia famiglia negli ultimi anni. Sono nata a Potenza Picena e sono sempre stata innamorata di questo paese, del suo borgo fatto di erte salite, di scale, scalette, delle sue colline e del suo mare. Avevo spesso sentito parlare di un notevole incremento di certe malattie qui a Potenza Picena, specie il cancro che caratterizza la nostra società. Avevo anche sentito parlare della pericolosità delle onde elettromagnetiche. Probabilmente mi illudevo che ciò non fosse vero, o che tali onde non esistevano per il semplice fatto che non sono visibili. Invece mi sono dovuta ricredere. Conosco il cancro perché ha colpito crudelmente la mia famiglia.
Mi trema la mano nello scrivere queste righe perché il solo pensiero mi terrorizza. Ho assistito impotente alla malattia, al dolore, alla disperazione, alla loro ultima estate. Paolo, mio fratello, 13 agosto 2009. Mia madre, 17 luglio 2010. Mia cognata, 26 agosto 2012. Ora mi è rimasta tanta rabbia, paura e il rimorso per non avere fatto nulla o impedito che tutto ciò accadesse. A volte sento le solite frasi di circostanza. Ognuno ha il suo destino, questa è la vita. No, non è questa la vita o il destino a cui siamo stati assegnati, ma è il destino che qualcuno ha deciso per noi, il destino che ci hanno imposto e noi silenziosamente abbiamo accettato. La vita è un'altra cosa, si nasce, si cresce, si invecchia e si muore. I miei cari non hanno mai avuto la possibilità di avere sul viso quelle rughe che raccontano lo scorrere del tempo. Non hanno potuto vedere i loro figli crescere. È arrivato il momento di dire basta, di dire sì alla vita e di cambiare le nostre sorte. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari, a quelli che in questo momento stanno lottando contro questa malattia. Abbiamo l'obbligo di reagire per i nostri bambini, per vederli crescere sani. Ho conosciuto la morte e ora conosco la vita, i veri valori e la felicità nelle piccole cose. È nelle piccole cose che ci sono i segnali di qualcosa di nuovo. Perché anche se soltanto qualcuno sta ascoltando queste parole, significa che qualcosa sta cambiando. E insieme potremmo scrivere un lieto fine a questa storia. E alla fine vissero. Grazie a tutti. Lasciare il proprio nominativo per poter contribuire diciamo ad aiutarci in questa lotta lo può fare giù all'uscita. Chi vuol lasciare una donazione lo stesso può farlo all'uscita oppure sotto il sito internet c'è una casella dove potete fare delle donazioni su Banca Etica, quindi la trovate subito. Grazie a tutti, buonasera.